Vuoi il meglio per la tua auto? I tutorial li stai già guardando. Così la scelta giusta per i buoni affari è comprare sull'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi gli ammortizzatori Saxo usati in questo video nel link nella descrizione. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Usa un cacciavite piatto per rimuovere la copertura di protezione dei supporti degli ammortizzatori. Usa una chiave inglese da 13 per svitare di qualche giro i tre dadi di sostegno dell'ammortizzatore in modo da avere del gioco per i prossimi passaggi. Nel corso di questa operazione dovrai intervenire sull'avantreno. Dopo aver cambiato gli ammortizzatori, ti conviene verificare l'allineamento dei pneumatici. Molla i bulloni delle ruote anteriori. Per cambiare gli ammortizzatori anteriori del veicolo, è necessario rimuovere le ruote per avere un accesso completo al sistema di sospensione. Solleva la parte anteriore dell'auto. Appoggia l'auto sui cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. Adesso devi rimuovere la testina superiore della bielletta della barra stabilizzatrice. Per farlo, ti consigliamo di guardare la nostra guida Sostituzione bielletta barra stabilizzatrice Fiesta 6. Con un cacciavite a taglio, rimuovi il tubo flessibile dal sensore ABS. Quindi rimuovi il tubo. Spazzola la staffa di montaggio del tubo freno e spruzza un degrippante. Usa una chiave inglese da 10 per svitare la placca di sostegno del flessibile del freno. Poi rimuovila. Spazzola le due viti del supporto dell'ammortizzatore e spruzza le di sbloccante. Attenzione a non spruzzare lo sbloccante anche sul disco. Se succede, pulisci il disco con del detergente per freni. Utilizzando una chiave a bussola, una bussola da 18 e una chiave inglese da 15, allenta i due dadi alla base dell'ammortizzatore. Rimuovi i dadi. Puoi aiutarti con una piccola mazza. Prepara un elemento sopraelevato stabile per poterci appoggiare il blocco del portamozzo quando l'avrai staccato. Separa la base dell'ammortizzatore dal portamozzo. Adesso la base dell'ammortizzatore è libera. Tieni l'ammortizzatore con una mano e svita completamente i dadi di fissaggio con l'altra. Rimuovi l'ammortizzatore. Per cambiare l'ammortizzatore bisogna adesso staccarlo dalla molla. Nella descrizione del video trovi l'attrezzo che abbiamo usato noi e che riteniamo sia il migliore per questa operazione. Attenzione, stai molto attento mentre comprimi la molla. L'operazione non è priva di rischi e richiede molta attenzione. Posiziona l'ammortizzatore nella morsa. Stringi i compressori dell'ammortizzatore. Controlla che sia tenuto ben in posizione dalle linguette di bloccaggio. Poi, lentamente, comprimi la molla usando la chiave a bussola con l'inserto adatto. Una volta che l'ammortizzatore è libero dalla molla, usa una chiave a gomito da 18 e una chiave a brugola da 6 per sbloccare la coppetta dell'ammortizzatore. Nei casi più estremi, sarà necessario usare un avvitatore a impulso. Puoi anche usare l'attrezzo specifico che usiamo nel video. Ti faciliterà di molto il compito. Poi rimuovi l'insieme della coppetta. Il tampone. Il soffietto. Rimuovi l'ammortizzatore dalla molla.
Tutti i componenti utilizzati in questa guida sono forniti dai nostri soci fidati e anche loro ci aiutano a produrre sempre più tutorial. Trovi il link nella descrizione. Trovi i pezzi e i prodotti Saxo utilizzati nel video nel link nella descrizione. Prima di installare i nuovi ammortizzatori, bisogna innescarli premendo in verticale la barra dell'ammortizzatore, in modo da separare il gas dal liquido. Svita il dado della barra. Inserisci il tutto nella molla. Poi installa il tampone. Il soffietto. L'appoggio superiore della molla. La coppetta dell'ammortizzatore. Riavvita un po' il dado. Assicurati che la coppetta sia posizionata correttamente nel supporto superiore della molla. E per finire, riavvita il dado della barra dell'ammortizzatore. Stringi forte. Svita l'attrezzo per la compressione della molla, facendo molta attenzione alla posizione della molla sull'appoggio inferiore dell'ammortizzatore. Con questo hai finito di preparare il nuovo pezzo. Pulisci la superficie d'appoggio della coppetta dell'ammortizzatore. Aiutati con una spazzola. Monta l'ammortizzatore per la sua parte superiore. Stringi leggermente i dadi che tengono la coppetta copri ammortizzatore. Inserisci il portamozzo nella base dell'ammortizzatore. Rimetti le viti in posizione, poi riavvitale. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Rimuovi il crick. Rimonta la bielletta della barra stabilizzatrice. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Riaggancia il flessibile del sensore ABS. Riavvita la placca di sostegno del flessibile del freno. Adesso puoi rimontare le ruote. Abbassa l'auto. E stringi bene i bulloni. Per stringere completamente le tre viti di fissaggio della coppetta copri ammortizzatore, il veicolo deve essere di nuovo appoggiato al suolo. Usa una chiave dinamometrica. Operazione conclusa.
Ciao, sono Nono di Houston. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie.